Ciao a tutti, benvenuti da Chiara su Divertirsi in Cucina. Per la serie Basta una ciotola, oggi insieme andremo a preparare una torta con le albicocche. Allora, per prepararla avremo bisogno di 170 g di farina, 30 g di amido di mais, 140 g di zucchero, 2 uova, 125 g di yogurt, 60 ml di olio di semi, una bustina di lievito per dolci, la buccia grattugiata di un limone. Io però andrò ad utilizzare un cucchiaino di pasta di limoni, vi lascio la ricetta qua sopra, se vi interessa andatela a vedere, e 60 g di albicocche. Allora, all'interno della ciotola io già ho messo la farina, l'amido di mais e il cucchiaino di pasta di limoni. Adesso aggiungo le albicocche, le uova, lo zucchero, l'olio, lo yogurt e il lievito. E vado a mescolare con l'aiuto di una frusta. Ho versato l'impasto all'interno di una tortiera che ho imburrato infarinato, lo stampo è da 22, e adesso vado a infornare in forno caldo 180 gradi e i tempi di cottura ve li dirò dopo. Ecco qui la torta è pronta, è stata in forno 30 minuti. Una volta pronta l'ho sfornata, l'ho lasciata raffreddare e l'ho spolverizzata con lo zucchero a velo. È una ricetta semplice e gustosa ed è anche sofficissima. Sono contenta che le albicocche non siano cadute tutte sul fondo, ma sono rimaste a metà. Io vi consiglio questa ricetta, se provate a farla fatemi sapere se a voi è piaciuta. Se vi fa piacere mettete un pollice in su alla ricetta e se non siete iscritti iscrivetevi al canale. Ciao a tutti e al prossimo video. Ciao!